Spinolessa presenta la sua candidatura. A Taranto siamo a 12-13 candidati. Qual è il messaggio innovativo, il quid che differenzia Spinolessa dagli altri candidati e dalle altre proposte? Te lo dico, proposte non ho sentite io, scusami. Io ho sentito discorsi e basta. Io invece stasera farò un patto con i tarantini. Io sto proponendo alla stampa un contratto con i tarantini di 18 punti che effettuerò nei primi 100 giorni. Quindi io parlo proprio di problemi, di soluzioni, di proposte pratiche. Che farò... Ci dia qualche anticipazione, questi punti in cosa consistono prevalentemente? Io sono convinto che Taranto può cambiare immediatamente, può iniziare a cambiare immediatamente il suo volto se noi agevoliamo tre categorie particolari che sono commercio, artigianato e associazione. Se il comune, io o chiunque sia al posto mio, cerca di collaborare con loro, eliminare la burocrazia, investire su queste attività, sicuramente Taranto può iniziare a cambiare. I rapporti, lei presenta due liste civiche? No, non parliamo di liste civiche, è prematura ancora, manco un mese la presentazione, e perché sono convinto che cambieranno tante cose. Adesso parliamo di me stasera. Quando si parla di dispersione di voti, di candidati di liste, lei cosa dice? No, io dico che la democrazia è anche questa, la democrazia è la libertà di poter esprimere la propria opinione in privato e in pubblico, quindi io non sono per niente contrario a questo numero alto di candidati, vuol dire che c'è molta gente che vuol metterci la faccia. Quello che mi dispiace è che molti di questi candidati fanno parte della vecchia gestione, mi dispiace. Da dove ripartire? Faccia conto di essere eletto. La prima pietra, quale? Questi 18 punti che proporrò stasera.